Io ringrazio Alessandro per avermi chiamato coordinatore, ma molte volte io a San Giovanni in Fiore mi sono trovato da solo a fare le battaglie, cominciando la prima volta con 6 giorni di sciopero della fame. Va bene? Ho interpellato il prete della mia città, nonostante io non sia proprio un cattolico di quelli, e gli ho chiesto: è giusto che chiudino l'ospedale, Don Emilio? Mi ha detto: no, Giova, non è giusto. E allora io sono andato a fare la battaglia, anche perché in quell'ospedale la mia mamma passava più tempo in ospedale che a casa, quindi ero legato proprio da un affetto sull'ospedale. Io però sono più radicale di Alessandro, ma radicale con la parola usata nel senso buono del termine, radicale nella difesa dei diritti. A me non sta bene che venga qualcuno dell'Europa e mi dice che meno di 500 parti sono pericolosi, perché io chiedo alle donne che sono qui questa sera: ma è più pericoloso partorire in un ospedale che fa 100 parti oppure andare per le strade durante l'inverno? Ve lo chiedo, fateglielo sentire che è più pericoloso questo. E allora noi diciamo che qualcuno mi dice che sono un pochettino matto, ma io lo voglio essere. Lo voglio essere matto. Io chiedo che siano riaperti i punti nascita negli ospedali di montagna. Altro che depotenziamento. Fateglielo sentire. Fateglielo sentire che abbiamo bisogno di questo. Perché questi signori stanno giocando con la vostra vita, stanno giocando con la nostra pelle. Sapete cosa significa chiudere un laboratorio analisi o chiudere una radiologia? Significa che dire che l'ospedale è chiuso. E sapete perché lo vogliono chiudere? Perché lo devono dare ai privati, perché i privati sono loro e compreranno loro i servizi, perché una volta la ricchezza era la terra e i padroni avevano la terra, adesso la ricchezza sono i servizi e i padroni si vogliono impossessare dei servizi, e questa è la realtà. Ecco perché c'è bisogno che tutti quanti insieme si lotti, perché io sono convinto che la lotta paghi. Ed ha pagato sempre, ha pagato i nostri padri quando li hanno fatti aprire questi ospedali. E allora lo chiedo ai sindaci: mettetevi alla testa di questo movimento e lottate insieme a voi, insieme a noi, per difendere questi ospedali e questi presidi. Non ne possiamo più, non ne possiamo più, perché noi paghiamo le tasse come le pagano a Milano, come le pagano a Roma, paghiamo le tasse come le pagano in tutti i posti. E allora perché dobbiamo essere trattati come popolo di serie B? Come un non popolo siamo trattati? Perché i nostri rappresentanti non hanno avuto il coraggio, e vi chiedo scusa, non hanno avuto le palle per farsi rispettare. Ecco perché io mando un messaggio al mio presidente della regione, perché è del mio paese. È un presidente che ho contribuito a fare eleggere. Io gli mando un messaggio: presidente, noi ti vogliamo aiutare a far risorgere la sanità in Calabria, e che Scura lo sappia, non ci fermeremo davanti a nessuno. Io invito il popolo di San Giovanni, il popolo di Acri, il popolo di Soveria e tutti gli ospedali di montagna, ma tutti quelli che vogliono difendere un diritto. Alessandro, se non avremo risposte, questi popoli li dovremo portare alla regione. Se non basta, li porteremo a Roma, autotassandoci. Siamo scocciati di essere trattati come l'ultima ruota del carro. Questo lo devono sapere in tanti.